Eccoci qua. Allora, eccoci qua in una puntata molto speciale della mia rubrica Storie di miglioramento, perché io normalmente intervisto persone comuni, non particolarmente atletiche, che hanno delle problematiche comuni. Oggi, per dimostrare che le problematiche comuni non capitano soltanto alle persone comuni, ma possono capitare anche a chi ha uno stato di forma superiore alla norma, atleti ai massimi livelli, ho qua con me un atleta ai massimi livelli. Ho qua con me la campionessa di tutti, Francesca Dallapè. Ciao Francesca, grazie di essere qua con me. Ciao, buon pomeriggio a tutti e grazie a te di essere stata invitata. Grazie. Allora, per chi non la conoscesse, difficile, però magari c'è qualche non particolarmente appassionato di sport, particolarmente appassionato di tutti. Francesca ha fatto una serie di record, è parte della coppia di tuffatrici più vincente di sempre a livello europeo, ha vinto 8 medaglie, giusto, a livello europeo e anche la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio, se non ricordo male. Quindi sicuramente parliamo di una persona che qualcosa dal punto di vista atletico, qualcosa dal punto di vista dei suoi muscoli ha sicuramente fatto. Quindi guarda, innanzitutto complimenti veramente per questi risultati e per quelli che poi vogliono dire anche per una nazione, perché chiaramente per una nazione è un onore avere dei risultati di questo tipo. Grazie mille. Grazie mille, grazie, grazie. Bene, allora siamo qua per parlare del fatto che anche quando si ha un buono stato di forma, questo non è detto che garantisca di stare sempre bene. Allora, tu sei una tuffatrice, tra l'altro, ecco, io mi sento molto affine con il mondo dei tuffi, perché io ho sempre detto che se già l'acqua è 10 centimetri più bassa rispetto al bordo, per me è già un tuffo impegnativo, no? Per me già, ma è un po', mi devo sedere. Quindi, però, il mondo dei tuffi dall'esterno, per un non tecnico, sembra uno sport, viene considerato uno sport non ad alto trauma, perché non hai una persona che ti colpisce, teoricamente, almeno si spera, e quindi e non particolarmente usurante, perché per esempio se parli di un tennista proprio sempre allo stesso movimento, pallavolista sempre allo stesso movimento. E che si sappia dall'esterno, diciamo, al mondo esterno, tu non sei mai stata fermata da degli infortuni, non sei mai. Però questo non vuol dire che non ci sia stato assolutamente nulla. Hai avuto qualche momento in cui hai dovuto un po' lottare con il dolore? Ma allora, sì, in effetti magari non è uno sport traumatico, non sei a contatto con nessun altro corpo, quindi non ti puoi far male appunto a livello di contatto. Sicuramente però è uno sport che mette a dura prova l'elasticità, quindi bisogna sempre avere un muscolo molto elastico e la schiena viene sottoposta sempre a dei piccoli traumi e quindi quella è stata la parte che più mi ha fatto soffrire, soprattutto negli ultimi anni, e la parte a cui ho dedicato veramente molto tempo nella preparazione fisica, nella fisioterapia, e un po' nel momento in cui mi facevo male, quello era un recupero con degli esercizi appositi per poter sistemare la situazione. Quando ho capito che quello era il mio punto debole, facevo degli esercizi invece di prevenzione per poter salvaguardarmi appunto la mia parte più delicata. C'è chi nei tuffi ha male ai polsi, male alle spalle, eccetera, la mia parte era la Era schiena. una schiena. E questo è già una cosa interessante perché mi hai detto i tuffi ti richiedono molta elasticità. Molte persone con cui io ho a che fare, no, sentono persone, magari sono un po' rigide, no, è un classico. Come adesso forse riesco a far vedere, nel tuffo, la tuffatrice ci ha richiesto una grande elasticità, basta guardare questa foto per capire come la schiena si debba piegare, come i muscoli posteriori della coscia debbano essere comunque flessibili. Quindi, sicuramente in questo caso voi siete persone che hanno
una buona flessibilità dei muscoli, non possono dire di essere rigidi, però questo non garantisce al 100% che non succeda niente, perché poi le vostre sollecitazioni sono lo stesso. Tu hai notato che la hai cominciato ad avere un po' di mal di schiena o hai avuto problemi anche significativi? No, ho avuto dei problemi importanti alla schiena che poi mi sono portata dietro per lungo tempo, tanti anni, soprattutto gli ultimi prima delle Olimpiadi di Rio, sono stati 4-5 anni impegnativi. Impegnativi perché sapendo che quello era il mio punto debole poteva capitarmi veramente il giorno della gara, quindi dedicavo davvero molto tempo a degli esercizi preparatori di riscaldamento. Noi dobbiamo veramente essere molto flessibili, ma il tuffo dura neanche un secondo, quindi movimenti di chiusura e apertura, quindi chiusa a libretto e aprire così forte la schiena, a me faceva veramente, veramente male. Io magari dedicavo veramente un quarto d'ora, 20 minuti prima del riscaldamento ancora a questo tipo di preparazione. Altri atleti magari non avendo le mie stesse problematiche saltavano direttamente quella preparazione e facevano appunto altro. Questo è interessante quindi, perché effettivamente quando si hanno dei movimenti molto, molto veloci, la schiena deve essere, i muscoli devono essere pronti a sostenerti in queste sollecitazioni, perché altrimenti lì è il punto in cui ti fa male. A te capitava in una situazione ovviamente di grande sollecitazione, però attenzione, capita una grande sollecitazione ad un atleta, alla persona che è meno atletica di te, ma ovviamente deve fare comunque le sollecitazioni, si piega così, può capitare, e il meccanismo è lo stesso, no? Cioè, alla fine, i muscoli non sono pronti a rispondere a quel tipo di sollecitazione. E quindi tu rimediavi, diciamo, cercando di riscaldarli e cercando di ricondizionarli, soprattutto appunto tramite gli esercizi, immagino, di tenuta, esercizi sull'addome, esercizi sul corpo. Sì, facevo mobilità di bacino perché dovevo sbloccare la parte, io ho sofferto sulla parte bassa della schiena, e facevo mobilità da quel punto di vista e rinforzavo la parte addominale per avere appunto una tenuta maggiore e non, diciamo, mollare completamente la schiena. Certo, e le problematiche, ecco, io parlo di solito con persone che hanno problemi che li condizionano nella vita quotidiana, magari non sono particolarmente sportive. Nell'atleta lo sport è la sua vita quotidiana, ma ovviamente deve lottare per riuscire a mantenere la sua. Questi problemi però a livello di vita di tutti i giorni non influivano più di tanto, oppure comunque qualcosa che anche a livello di vita quotidiana un pochino ti dava... Ma allora, ovviamente era tutto molto sulla parte dell'allenamento. Ci sono stati dei momenti dove la parte era acuta, dove mi sono dovuta proprio fermare, non potendomi allenare, e sdraiata completamente sul letto con antidolorifici, e sperando insomma che questo momento acuto del dolore, questa infiammazione, passasse per poi riprendere gli allenamenti. Quindi ci sono state delle volte che proprio sono stata costretta a fermarmi, e a volte penso anche che sia un po' il corpo che ti dice: aspetta un attimo, mi stai mettendo un po' troppo sotto pressione, calmati, qua le cose se no non funzionano. Quindi a volte bisogna anche ascoltarsi. Eccolo lì, ed è qualcosa che cerco di sottolineare sempre, perché teoricamente tu sei una persona dove l'allenamento non è casuale, non è che recuperi un qualcosa, ma recupero un libro su internet, guardiamo questo video così, cioè dove ci sono una serie di... Però nonostante questo può capitare di chiedere troppo al proprio corpo, e anche nel tuo caso il segnale è stato lo stesso, il segnale comunque è stato analogo. La scena che hai descritto di stesa a letto con gli antinfiammatori è una scena che le persone dall'altra parte dello schermo possono riconoscere. Assolutamente. Il tratto lombare non è stato però... ti ha dato qualche grattacapo, perché poi anche nella parte alta so che ci sono stati un pochettino di pensieri, diciamo, di che tipo?
Sì, diciamo che vabbè, io ho avuto una gravidanza 3 anni fa, ho avuto il parto e dopodiché ho voluto ricominciare ad allenarmi. La schiena in qualche modo ho risolto insomma il problema, ma ho avuto un problema più di spalle. E quello che mi è successo allenandomi è stato quello di incappare in un'ernia cervicale che purtroppo è stata molto pesante da sopportare anche quella perché il dolore, devo dire, atroce. L'ora dell'ernia cervicale acuto, io per fortuna non l'ho sperimentato, però ci terrei anche a rimanere da quelle parti. No, perché veramente è insopportabile e poi qualsiasi tipo di medicina non faceva niente, era acqua fresca, e però mi ha veramente comportato un disagio dal punto di vista anche di tutto il braccio sinistro, che era la parte appunto dove c'era l'ernia, e mi ha fatto completamente perdere l'uso del braccio e quindi anche la muscolatura poi è dimezzata. Ecco, quindi tu hai poi notato una perdita di forza, il classico perdita di forza, però perdita di forza vuol dire che hai avuto proprio un abbello in stato di infiammazione. E poi però questo, immagino che questa perdita di forza comunque e questa situazione anche lì hai dovuto cercare poi, finito l'incendio, perché poi per fortuna in un modo o nell'altro l'incendio finisce, finito l'incendio. Hai dovuto anche lì cominciare a ricondizionare i tuoi muscoli, ovviamente. Sì, ovviamente non potevo lasciare quella parte, cioè, perché magari tendenzialmente ti viene da non utilizzare questa parte perché la vedi Certo. più debole, invece è proprio nel momento in cui vedi una parte più debole che deve essere rinforzata. Io facevo di tutto per recuperare la mia muscolatura, per recuperare l'uso del braccio e della mano, quindi spesso e volentieri quando facevo la spesa, invece che mettere le borse solo sul braccio, quello sano, lo mettevo solo sul braccio con cui avevo difficoltà e forzavo veramente anche E questi poi piccoli cercavi, gesti quotidiani. certo, di dare Cercavo una di. mano in questo senso. Sì. E ecco, la notizia interessante qua è che però il ciclo di questa situazione è sempre troppo, è sempre troppo a lungo. Però non è durato una tempistica esagerata perché parliamo di Di circa un mese e mezzo. circa un mese e mezzo. Ecco, questa è una notizia interessante e che mi dà modo anche di. Un mese e mezzo per una infiammazione così acuta non è la norma, e ovviamente di solito sono tempistiche piuttosto più lunghe. Che cosa si nota però? Non possiamo sapere al 100% perché, però molto probabile che il buono stato di forma generale, quando uno ha dei buoni muscoli già di suo, un buono stato di forma generale. Capita lo stesso, ed è anche per questo che siamo qua a parlare, che anche gli atleti ai massimi livelli capitano. Chi è che, cioè, dall'altra parte dello schermo si sono sicuramente riconosciuti. Però, quando si ha un buono stato di forma generale e si dà una mano ai muscoli a recuperare, tutto sommato la situazione è molto, molto più contenuta. Capita ancora di avere dei residui della cosa oppure stai. Allora, è una parte anche lì su cui sto molto attenta, mi ascolto molto e spesso quando sento che sono rigida su questa parte qui faccio degli esercizi di stretching e cerco di allungarmi, di rilassarmi. Aiuta sicuramente anche la fisioterapia per appunto rilassare i muscoli, perché proprio la tensione, secondo me, è quello che poi porta a farsi del male, quindi veramente esercizi e stretching, flessibilità per me sono una cosa fondamentale nell'allenamento. Certo, e a proposito di allenamento, ovviamente un atleta come te ha dei periodi di allenamento più intenso e ha dei periodi di allenamento ovviamente meno intenso, non c'è la competizione, non c'è un'altra cosa. Ecco, nei periodi di allenamento meno intenso, dove non c'è la competizione, comunque hai notato che è importante tenere in allenamento anche questi punti deboli, la schiena, il collo, cioè hai notato che ti aiuta lo stesso,
la rieducazione, l'esercizio in generale ti aiuta comunque? Cioè lo fai anche quando... Sì, io comunque sento proprio il bisogno di fare qualcosa anche quando non sono in allenamenti pre-gara. Quindi anche sento magari la schiena, quindi dico ok, devo fare un po' di stretching, mi devo allungare, perché comunque la tensione si ha anche a fare le piccole cose, quindi cioè, anche star seduti sul computer e scrivere comunque porta a una pesantezza sulla schiena e quindi... Secondo me anche a fine giornata starebbe bene sempre prendersi del tempo, che bastano anche solo 10 minuti, per poter ritrovare un po' il benessere del proprio corpo. E, veramente basta veramente poco, basta fare quei 5-6 esercizi che ti permettono appunto di rilassarti, allungare i muscoli e distenderli appunto. Ed è bellissimo vedere come appunto anche in... come dicevo, atleti a grandi livelli, quindi hanno muscolatura completamente abituata a fare cose completamente diverse rispetto, quindi è il contrario del sedentario. Molte persone, io lo dicevo ai miei utenti, no? Molte persone sono convinte che mal di schiena, mal di collo, siano qualche cosa che sono caratteristiche un po', ma mi muovo poco, è così, e magari se non sono allenato, in realtà capitano a tutti, ci sono modalità diverse, però alla fine abbiamo visto che anche nel tuo caso, le sollecitazioni dovevi contenere la schiena e contenerle con una muscolatura più robusta. Quando c'è stata l'infiammazione cervicale, che è successa lo stesso, anche se in teoria con allenamenti tutto però è successa lo stesso perché è la vita, anche lì è dovuto rinforzare. Quindi succede a tutti e anche l'atleta a grandi livelli comunque ha una modalità di migliorare le cose che è comunque la stessa delle persone, diciamo, non così atletiche. Un'ultima cosa avevo piacere. Hai detto che sei rientrata poi, diciamo, dalla maternità, hai avuto una maternità. Ecco, la maternità è sicuramente un qualcosa di può essere impegnativo anche proprio dal punto di vista della perdita dello stato di forma, un po' proprio della forma fisica e un po' anche della forma generale. Quando hai ripreso, è stato complesso? Hai dovuto fare la tua schiena si è rifatta sentire? Hai dovuto fare un po' di lavoro extra o nel tuo caso è andato particolarmente liscio? Ma allora, tendenzialmente credo che comunque in gravidanza bisogna mangiare sano e fare un po' di movimento e quindi già prevenire, stando, cioè, insomma, ingrassare 20 kg, diciamo che non è la cosa ideale. Io ne ho presi 13. Manuale Cosa? proprio No, non quasi da manuale, io comunque un po' di più, però comunque ho cercato di stare più o meno attenta, proprio perché sapevo che sennò poi il recupero sarebbe stato difficile. E ci ho messo un po' ovviamente poi a ritornare in forma, però ho cominciato da subito un pochino a fare delle passeggiate. Gli esercizi per dire degli addominali non ho forzato subito. Ho lasciato che le cose andassero un po' naturalmente perché forzare gli addominali in una situazione dove c'è stato uno stress enorme per questi addominali che si praticamente aprono così e poi in qualche modo si devono richiudere, bisogna comunque dare il tempo. E ci sono degli esercizi apposta. Poi, quando io ho sentito che potevo forzare un po' di più, ho ricominciato a fare gli esercizi che facevo prima. Piano piano, tranquillamente, però prima ho cercato di fare delle cose appunto anche diverse dagli addominali, perché non è necessario recuperare gli addominali facendo gli addominali. Si possono recuperare gli addominali anche, cioè, anche facendo le scale, ma tenere una posizione corretta può aiutare a ritrovare la forza. Quindi il tuo livello poi di una volta concluso, diciamo così, il tuo livello di performance è stato simile rispetto alla pre-maternità? Ho notato che Beh, sì, ci più o vuole un po'. meno, diciamo che ovviamente un po' l'età, un po' la maternità, comunque, ritornare Toccare questo comunque. argomento, eh? Come ti permetti? Compio 40 anni tra poco, come ti permetti? No, però sì, ovviamente non si schioccano le dita e tutto ritorna come prima, ci vuole costanza.
No, certo, però anche lì il fatto di avere un buono stato di forma preesistente ovviamente aiuta. È Assolutamente. un po' il messaggio che io cerco di portare e ho voluto cercare di portare anche attraverso di te, e del fatto che lo stato di forma generale aiuti, aiuta sempre, e anche però questo non ti garantisce che non succederà mai niente, ma nel momento in cui succede qualche cosa. Beh, queste sono le cose che vanno fa che si vanno a fare, perché è vero, nell'ambito dello sportivo uno pensa sempre che gli sportivi, i professionisti, abbiano accesso a un sacco di cure, gli facciano un sacco di cose diverse rispetto alle persone comuni. Però in realtà questo è vero solo fino a un certo punto, perché tu mi confermerai, quando dal punto di vista dell'atleta c'è una società che ti chiede di, ma adesso parlo di sportivi di squadra, c'è una società che ti chiede di tornare il prima possibile, c'è un atleta che vorrebbe tornare il prima possibile e i medici magari sono presi tra questi due fuochi, quindi sì, facciamogli tante cose, ma alla fine non è che riesci a migliorare più di tanto i tempi di recupero, eh? Alla fine i tempi di recupero, e anche tu mi hai detto, ho cominciato ad ascoltare il mio corpo. Sì, credo che sia molto importante questo. Io sono sempre stata tendenzialmente una che non ha mai avuto pazienza, quindi anche quando mi facevo male volevo ritornare a tutti i costi subito in piscina. Lo dimostra il fatto che adesso ho un ginocchio molto gonfio perché volevo per forza allenarmi e alla fine mi sono un po' fatta male. Adesso. Non sappiamo ancora al 100%. Beh, certo. Esatto. Però, sì, succede, no? Dice, magari non erano le condizioni ottimali per allenarmi, mi alleno lo stesso e Esatto. capita infiammazione. Questo è quello che succede più o meno negli atleti, perché si cerca sempre un po' di forzare questi tempi, però il corpo sui tempi ce li ha lo stesso. Eh sì, bisogna veramente ascoltarsi. Credo molto nella prevenzione, quindi negli esercizi, nella cura del corpo, l'alimentazione, appunto proprio ascoltarsi e cercare di star bene, perché quella è la parte fondamentale. È la priorità. Adesso immagino che verso, diciamo, più va avanti il tempo, tu stia dedicandoti anche allo stare bene, non Sì. soltanto alla performance di massimo livello, che poi a un certo punto quella poi ovvio che non è più l'obiettivo Certo. principale per ovvi motivi. Però l'atleta, secondo me, rimane atleta anche dopo. Secondo me l'atleta ha un problema in più di una persona che magari non ha mai fatto sport. L'atleta dovrà sempre, per forza, tutta la vita fare l'atleta, perché un corpo abituato ad allenarsi, un corpo abituato a sostenere un certo tipo di muscolatura, ha bisogno comunque di questo tipo di mantenimento. Ovvio che quando mi allenavo 8 ore al giorno, il mio fisico era diverso da adesso che mi alleno molto meno, però questa esigenza, questa voglia di comunque stare bene, che non è solo una cosa che si vede dall'esterno, ma è proprio una cosa che tu devi sentire dentro, alzarti la mattina. Alzarsi la mattina che stai bene, insomma, è una cosa che veramente anche psicologicamente aiuta ad affrontare un po' tutto. Il resto, e poi è difficile rinunciarci una volta che ci Eh sei sì, è molto abituato, difficile. ma questo sta bene, è difficile Eh rinunciarci. sì. Allora, grazie mille di avermi portato, diciamo, questo spaccato di vita dal punto di vista dell'atleta, che a me, che parlo alle persone comuni, serve per far capire che effettivamente i meccanismi sono gli stessi. Ovviamente io non parlo a persone che vogliono andare verso la massima performance, ma se sappiamo che cerchiamo di stare meglio, andiamo verso una risoluzione più facile dei problemi. Bene, guarda, Francesca, grazie mille di essere qua con me. In bocca al Grazie. lupo per tutti i tuoi progetti, atletici, non atletici che siano. Ci sentiamo presto. Grazie mille, grazie, un bacione. Ciao, Ciao. ciao, ciao. Ciao.